una campagna. La Balti e Maria Carla Buscone non hanno mai smesso. Se lei non si fosse ritirata, secondo lei sarebbe durata come loro? Forse no. Sono poco ambiziosa, non ho quel tipo, non ci credevo fino in fondo di voler fare la top model. Vorrei fare altro, cioè volevo fare altro. Che loro sono più ambiziose? Secondo me sì, in quel lavoro sì, magari gli piace di più. Quando Pino Corias le chiese se avesse amiche tra le modelle, lei rispose: poche, di solito sono disordinate, dispettose, sporche e a volte rubano. Sì. Sporche e ladre sono le modelle. Sporche e ladre modelle. No, non tutte, però quando stai negli appartamenti delle modelle e ti convivi un po' con tutto, una marasma di casi umani, diciamo così. Delle volte, che ne so, vai alle sfilate, io guardavo, si toglievano le scarpe e avevano le unghie nere. Tipo, dicevo, ma dentro di me, dicevo, ma non ti sei potuta lavare i piedi? Oppure andavo a casa di mie amiche modelle che vivevano in quattro. Io non ho mai voluto condividere la casa con nessuna modella. Per carità, vedevo vestiti tirati a destra, ma mutande appese nelle appadari. Sporche. Orrore. E ladre, che gli hanno rubato? Ma vabbè, ma questa è un'intervista dove tu dici una parola e poi ne scrivono generiche tante. Capito? No, è vero, è una piaga. È la piaga del, è la piaga del giornalismo scritto. Ma secondo me voi dite le cose e poi non ve le ricordate. No. E poi è colpa del giornalista. Comunque, in poco tempo lei ha dato una svolta alla sua vita. Ha smesso di sfilare, ha cominciato a fare l'attrice, ha iniziato con Carlo Verdone e poi tanto altro, poi la scrittrice e anche la cantante. No, vabbè, ha fatto un esperimento, sì, un singolo. Esperimenti. Cioè. Ma se lei dovesse dire il suo vero talento, in cosa è bravissima? Sono multitasking, so fare tante... No, credo di essere molto brava nel fare l'attrice comica. Però sì, me lo chiedo, credo di essere un grande talento comico, perché nella vita lo sono, faccio un sacco di gag. Però facendo l'attrice non se ne è accorto nessuno. No, per adesso no, purtroppo no. Mi propongono sempre i ruoli della bella ragazza oppure prostituta di tutte le salse. Sempre. Ormai tipo se non dico... È specializzata, sono specializzata in prostituzione. Mi dice un suo pregio? Non mi prendo sul serio. E un suo difetto? Allora, lì te ne posso dare un po'. No, me ne dia il peggiore. Dipende dai punti di vista. Sgradevole, più sgradevole. Allora, dico le parolacce, spesso, mi devo trattenere. Mia madre al telefono quando ho detto, mamma, vado a fare Belve, mi ha detto, Eva, per favore non dire le parolacce. E ho detto, vabbè, ok. Poi le mie amiche della colazione... Che parolacce dice di solito? Allora... Minchia, anzi una dei miei agenti diceva sempre Eva ha sempre la minchia in bocca, che detta così suona male, ma Eva ha sempre la parola minchia in bocca. Mi chiamavano a Milano minchia la Eva. Poi me l'ha detto anche una mia amica, mi ha detto faccio domani parto a fare intervista e lei mi fa Eva per favore non dire parolacce. Io ho detto oh, ragazzi ma veramente e non ruttare. E questa cosa mi ha un po' preoccupata. Cosa che la caratterizza. No, perché una volta... Vabbè che mi ha chiesto una birra prima di entrare qua. Sì, però no, perché io so ruttare a comando, però non lo farò. Se a un certo punto vuole, si senta libera. Questo è il rispetto e la stima che hanno nei miei confronti le mie amiche. Quindi il suo difetto è questo, un altro? Sono logorroica, sono disordinata. E... No, basta. Disordinata è minore. Beh, se vivessimo assieme adesso non lo so se questa cosa ti piacerebbe. Lei criticava le modelle. Però sono pulita, cioè io sono igienista. A differenza delle modelle. Sono igienista ma disordinata. Ecco appunto. Senta, a vizi? Mi dica i maggiori che i minori. No, non ne ho. Un vizi? No, cioè proprio sono molto orgogliosa, non sono una propensa ai vizi. Tra i 18 e i 25 anni me la sono goduta. Ho visto e fatto tante cose, probabilmente quegli anni hanno appagato il mio lato festaiolo e così mi sono potuta ritirare a vita privata senza rimpianti. Quando dice ho fatto e visto tante cose, che ha visto? Quello che si può vedere nella vita notturna, no? Ero a New York, avevo questo mio amico che la sera mi dice a un certo punto guarda Eva, io devo andare a una festa. Io ho detto posso venire anch'io? No, è una festa... solo per gay, trans, cioè una roba in un locale particolare. Sì. Io ho detto, ma perché? No, le donne non le fanno entrare. E io, ma perché? Siccome all'epoca avevo il taglio corto, un po' da maschietto, venne questa idea, vestiamoti da trans. E quindi mi fecero questo look da trans, giuro, ed entrai in questo locale dove ho visto cose che voi umani, citando un film, non potete immaginare. E quindi che ha visto? Che noi umani...
Beh, che si rilassavano, si sentivano molto più tranquilli nell'accoppiarsi nei divanetti, come te lo devo dire. Nei divanetti, vabbè. E aspetta, concludo il trauma della serata, sì, che vado in bagno e due ragazzi, pensando che io fossi, ci hanno anche provato uno a un certo punto, e io ho cominciato a dire, urlando spaventata, c'ho la patata, perché ho avuto paura. Tipo, la stavo per far vedere, c'ho la patata, c'ho la patata, c'ho la patata. No, 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 perché ho capito che avrebbe voluto fare altro. Lei ha detto che da ragazzina si faceva tante canne, ero da centro sociale. Ho provato la cocaina 2 o 3 volte, ma mi dava solo una grande tachicardia. Ho provato anche l'ecstasy. Sì. Ma perché svegliarmi la mattina e non riuscire ad alzarmi? Quindi abbiamo finito l'elenco, canne, coca, ecstasy. Allora, canne da centro sociale, è un'esagerazione. Infatti, ha detto lei. Vabbè, anche lì. Vabbè, là sono sempre giù. Sono sempre giù. No, mi piacevano le canne, ho provato la cocaina e l'ecstasy, però non erano, io sono una più, in effetti, se dovessi scegliere, più da bicchiere di vino una canna. Non mi piace l'agitazione, la cocaina poi secondo me è una droga proprio brutta, tira fuori il peggio di te.